Ciao ragazze! Allora, buonasera a tutte. Oggi è martedì sera e niente, cioè, qui a casa è successo una cosa brutta. Cioè, questo. Ho messo anche una foto su Instagram e l'ho chiamata Houston, abbiamo un problema. Il problema è che mi si è fulminata la lampadina in cucina. È un problema, qui siamo veramente, veramente al buio. Cioè, ho soltanto la luce della cappa e mi scoccia pure tenerla accesa tanto tempo perché, se non mi ricordo male, consuma anche un po'. E niente, io a questo punto mi faccio una cena super super veloce, mi finisco questa coppia di burger vegetali agli spinaci che non sono per niente ACH, fonte di proteine, insieme a un po' di insalata. Che cosa volevo dire? Sì, volevo dire questa cosa. Ho avuto gli ultimi 2 giorni estremamente pieni, pieni, pieni. Sapete quando avete talmente tante cose da fare che la sera prima andate a dormire con l'ansia della serie: oh mio Dio, ce la farò a fare tutte queste cose domani? Ecco, io sono 3 sere che vado a dormire con l'ansia, con la paura il giorno dopo di non riuscire a portare a termine tutti gli impegni che ho. A dicembre vi spiegherò il motivo. E riflettendo su questi sì, momentini d'ansia che mi prendono, mi è venuto in mente che magari può essere comunque carino dire una cosa in merito. Io da tanti anni, subito dopo gli anni dell'università, appena ho iniziato a lavorare, mi capita, capita a tutti il periodo più pieno di cose da fare e il periodo invece un pochettino più leggero. Io tendenzialmente non soffro d'ansia, però quando ho periodi un pochettino più pieni, come tutti, anche io magari posso avere i miei momenti d'ansia. Ho, tra virgolette, non dico escogitato un trucco perché mi sembra veramente un po' un'esagerazione, un po' un parolone, però ecco, ho trovato un sistema per andare a dormire con il cuore un pochettino più leggero, e che è questo: io ho un'agenda dove scrivo tutti i miei impegni, da quelli lavorativi, quelli familiari, quelli personali, io scrivo tutto quanto lì. Quando mi capitano queste sere in cui magari mi sento un po' più preoccupata per tutte le cose, le tante cose che devo fare l'indomani, io praticamente prendo un altro post-it, lo attacco sulla pagina dell'agenda e mi riscrivo pezzo pezzo tutto quello che devo fare, ma mi ci scrivo proprio tutto, 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 dal lavarmi i capelli prima di uscire al che ne so, boh, mentre vado a lavorare in quell'ospedale, fermarmi a comprare quella cosa, al ricordati di fare questa telefonata. Mi scrivo veramente, veramente tutto, anche se l'avevo già scritto, anche se mi ero già appuntata, soprattutto le cose lavorative, ovviamente mi ero già appuntata tanto, io mi riscrivo tutto aggiungendo anche le cose dell'ultimo minuto o il pensiero che mi è venuto in mente. Perché se faccio questo, ho l'idea di aver ordinato e messo in sequenza tutte le cose che devo fare l'indomani, e vi assicuro che per me funziona perché in qualche modo vado a dormire un pochettino più tranquilla. La mattina dopo mi alzo, apro l'agenda, leggo il post-it e procedo. E punto punto, pezzo pezzo, mi spunto tutte le cose che ho da fare. Oh, in qualche modo a me questa cosa aiuta. Mi aiuta a ordinarmi i pensieri per l'indomani, a razionalizzare di più anche i tempi per non rischiare, magari, che ne so, ci metti quei 10 minuti in più in bagno, che a Roma vuol dire mezz'ora di traffico in più, magari. Insomma, mi aiuta a razionalizzare di più l'idea di tutte le cose che devo fare l'indomani, e in qualche modo vado a dormire più serena, più tranquilla. Poi tisanuccia e tante ninne. Vabbè, niente, questo era un pensiero che mi è venuto in mente, appunto perché gli ultimi 2 giorni sono stati pienissimi di impegni. Domani non lavorerò, anzi, io da domani sono in ferie per 3 giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, perché abbiamo una cosa importante in famiglia. E ho deciso di prendermi 3 giorni di ferie, intanto perché comunque dovevo prendere le ferie.
cioè l'azienda mi ha proprio chiamato e mi ha detto: guardi, dottoressa, che avanzano questi giorni di ferie, se li deve prendere. E quindi io sapevo di averli da dover prendere e ho deciso di prenderli appunto questa settimana perché abbiamo una serie di impegni importanti e almeno sto più tranquilla mentre facciamo anche queste altre cose. E niente, quindi questa settimana vlogo un pochettino di meno. Ecco un errore da non commettere con il proprio cane. Mai regalare giochini che fanno rumore. Amore mio, che c'hai paura? Pisola! Patata c'ha paura! Sayuri, che cos'è? Amore! Il mucci ha paura. Ma che c'è paura, patatina? Amore, ma non sei un segugio? Guarda come lo guarda con sospetto, Flo. Brava patata! Brava! Giocaci, dai! Amore mio! È il tuo nuovo gioco quello, Pisola! Ci posso credere. Ma ti piace o no il tuo nuovo gioco? Ti piace o no, amore mio? Ti piace? Ti piace, amore? Il giochino nuovo di Sayuri! Patata! Intanto, già che ci sono, vi faccio vedere la pedana. Questo è lo scivolo che abbiamo comprato apposta per lei, per fare in modo che non si butti più dal divano o non ci salti No, più no, no, sopra. Sayuri! No, Pisola, no! Sei un cane grande, basta! Non si fanno queste cose, amore! Non si fanno, patatina! Ti senti in colpa? Mi chiedi scusa? Mi chiedi scusa? Mi chiedi scusa? Amore mio? Amore? Grazie! Ma Mi sa che che l'abbiamo devi fare? eccitata troppo quando siamo tornati, il gioco nuovo. Amore mio, ma io ti perdono, ma tu sei un cane grande, hai 6 anni e mezzo, queste cose non si fanno neanche con i giochi nuovi. No, patata, vieni qua, vieni. La prendo in braccio. Il cane ha fatto pipì sul divano perché era troppo eccitata per il gioco nuovo. E lo sa che ha fatto una cosa che non deve fare. Stai facendo di essere finta, stai facendo finta di essere distratta dalla macchina, dalle macchine che passano sotto. In realtà ti senti in colpa. Glielo leggo proprio sul muso, guardala. Poi dobbiamo lavare anche quello. Ti giuro, questa non me l'aspettavo. Cioè, gli ho anche sbattuto sul naso, eh.
No, non mi fai ridere, non la voglio svegliare, non Ma la è fai in ridere. coma o è morto oppure? Continuano a svegliarsi. Guarda, vedi che col muso fa. Aspetta. Ce l'è parcheggiato sotto la narice. Cioè, è incredibile. Guarda, vedi che fa col muso, fa diversi. Eccola, eccola. Non ci credo, non lo sente. Questo cane c'ha problemi di olfatto. Ma che gli ha fatto fare oggi che è così stanco? Prego, sta sognando tantissimo, ma anche gli occhi. Cioè, lei si venderebbe le zampe per quel... Sta muovendo gli occhi, sta sognando tantissimo, Fra, non puoi capire. Io non ci credo che questo cane mi fa sti pezzi. Cioè, cazzo, sono 3 minuti che dorme con quel coso poggiato sotto il muso. E niente. No, non sai quanto si sta muovendo. Vedi che lei secondo me lo annusa, ma sta dormendo e quindi Sì, lo annusa, lo secondo me il cervello sente. suo gli sta di qualcosa, che sta. Secondo me sta sognando di mangiarselo. La svegliamo? Piano piano. No, non puoi capire, c'è la terza palpebra, sta dormendo troppo profondamente. Poi va a sognare di mangiare, 6 minuti. Madonna! Pisola! Boh. Amore, sei quanto svegliato c'hai di sonno, botto. patata! Quanto c'avevi sonno! Cosa hai sognato? Diccelo, che ti mangiavi sto mondo e quell'altro, Amore, che te vero? sei sognata? Picchia lei! Oggi a pranzo ci facciamo questi spaghetti della Monterosso a base di farro e li suggerisco a tutti quelli che hanno un po' il mio stesso problema, cioè come si mangiano un piatto di pasta gli si gonfia il pancino. Provate a mangiare gli spaghetti di farro o comunque sia la pasta di farro, perché vi assicuro che sono estremamente leggeri. È un po' diverso il gusto rispetto agli spaghetti di grano duro, perché è un gusto un po' più, come posso dire, un po' più prepotente, ecco, vogliamo dirla così. È una pasta che ha un suo carattere, ha un suo sapore e infatti io oggi la cucino semplicemente con un sugo leggero, leggero, non ci sta praticamente niente. Perché è una pasta che ha un suo sapore, un suo carattere, però vi assicuro, per tutti quelli a cui si gonfia il pancino quando si mangiano 2 fili di pasta, provate e mi saprete dire. Allora, come consuetudine mi mostro al peggio di me. Oggi è domenica, appunto, sto facendo la pasta, no, per farvi capire che è il pezzo attaccato a quello che ho appena registrato, vabbè, cose mie. E niente, oggi è domenica, questa settimana praticamente non ho né ripreso né vloggato né fatto nulla perché è stata una settimana intensa. Impegni genitoriali, questa settimana ho preso 3 giorni di ferie
Ho preso questi 3 giorni di ferie e ho fatto la figlia e quindi non ho veramente avuto né niente da raccontare né il tempo di prendere in mano il cellulare per riprendere e onestamente non avevo neanche il fisico. Avete presente quando uno dice ci vuole un fisico bestiale per? Ecco, non ho avuto il fisico nel senso che queste cose che ho fatto da figlia mi hanno un po' stancato, arrivavo la sera veramente stanca, stanca morta. Mi mangiavo un panino e mi buttavo a dormire. Niente, questa settimana è fuggita così velocemente, però abbiamo risolto una serie di situazioni che era necessario risolvere e via, si va avanti. Mamma mia, io sta catenina prima o poi mi rimane in mano. Guardate la cicatrice, eh? E niente, questa mi si infiamma spesso e volentieri quando sono, ecco, stanca un pochettino sotto sfarzo. Io lo vedo perché guarda che roba, sembra che, guarda, questa è una cicatrice che io ho. Un giorno vi racconterò anche la storia relativa a questa cicatrice. Quest'acqua che cosa ha deciso? Bolle o non bolle? Io ho fame, è l'una e mezza, Flavio deve andare al lavoro. Su. Via, buttiamo questa pasta. Basta aspettare, basta perdersi in chiacchiere. No, vabbè, il peggio di me oggi proprio. Ma il peggio di me è perché ho dormito fino a tardi. Poi abbiamo portato il cane al parco e adesso pranziamo. Poi Flavio va al lavoro e io mi metto a fare delle cosine per casa. Faccio un po' Cenerentola perché c'ho da stirare una quantità di panni che se lo sapesse mia madre, meglio che non glielo faccio sapere. C'ho da stirare, c'ho da montare dei video che avevo registrato settimana scorsa e se non li mando online, quelli poi li butto. Perché io ho questa concezione che quando faccio delle riprese devono essere a livello temporale valide, cioè non posso mandarle online troppo tardi, altrimenti è come se per me non fossero valide a livello temporale. Poi in realtà andando a Roma si dice a smanettare sul PC, andando un po' ecco a gironzolare nella memoria del computer, io me la sono ritrovata piena perché ho veramente tanti video fatti quest'estate e poi non più mandati online perché non so se vi ricordate, noi quest'estate abbiamo avuto dei serissimi problemi di connessione, siamo stati tipo 3 settimane senza internet. E quindi niente, quei video sono diventati temporalmente vecchi e io poi non li ho più mandati. Però in realtà. Allora, io sto montando l'ultimo vlog, come potete vedere, e mi sono accorta di una cosa. Aspettate che cambio. Vi dicevo, al peggio non c'è mai fine. Comunque, vi dicevo, sto montando l'ultimo vlog. E mi sono accorta soltanto ora che ho trasferito l'ultimo video fatto dal cellulare al computer che praticamente mi si era riempita per l'ennesima volta la memoria dell'iPhone e quindi l'ultimo pezzo me lo ha stroncato così a metà. E io stavo dicendo che ho ritrovato sul computer veramente tanti video fatti quest'estate, uno carino fatto ad aprile per il mio compleanno e quant'altro. E poi passano le settimane e a livello temporale, nella mia testa, quello è un video che ormai è diventato vecchio e quindi praticamente poi non lo vado più ad utilizzare. Però ne ho diversi, almeno 3-4, e mi dispiace in realtà, quindi vi volevo proporre. Vi va se comunque li pubblico creando però una playlist e la chiamo Back to the Past, ritorno al passato. Eh? No, vabbè, se vi va di vedere cose registrate mesi fa, se vi incuriosiscono, le metto volentieri. Fatemelo sapere. E niente, ora io non è che ho riacceso la telecamera per mostrare la cosa assurda che sono diventata in queste ore nel frattempo, però volevo comunque sia finire io non so poi come mettermi, ho tutte queste lampadine così, ecco, mettiamoci così. No, forse così era meglio, che mi si vedono di meno le occhiaie, no, di più, vabbè, comunque, abbiate pazienza.
Non che ci tenessi particolarmente a far vedere il livello a cui sono scesa man mano che passavano le ore oggi, ma più che altro perché appunto volevo terminare in qualche modo il vlog. E visto che appunto la parte si è cancellata, la parte dei saluti si è cancellata, io mi riprendo di nuovo in questo stato ultra pietoso. Niente, quindi. Grazie per essere arrivati a guardare il vlog fino a qui. Come sempre, buona settimana a tutti quanti. Io cerco di mandare online questa notte, mentre i 2 o 3 video che ho montato oggi pomeriggio, perdendo qualche diottria, sono sincera, perché fuori era diventato buio, io non me ne ero accorta. È tutto il pomeriggio che sto così con il cane qui vicino a me e io a lavorare al computer. E gli altri video che ho montato oggi pomeriggio li manderò online, penso tra domani e mercoledì. E invece questo vlog lo mando online questa notte. E quindi niente, buona settimana a tutti quanti, un bacione, al prossimo video. Ciao! Patata, seduta, saluta, guarda qui! Guarda qui, patita! Sì, ti saluto, io non so parlare, tu non mi segui. Guarda qui, amore, guarda qui! Guardi me, il padrone, la padrona, la mano che ti riempie la ciotola, patata. Ciao. Ecco, brava, c'eri quasi. C'eri quasi, amore. Niente, vabbè. Ciao.